dice: io non do nessun tipo di garanzia, nemmeno per un centesimo, e quindi ovviamente io non ho fretta di comprare, non devo io che devo vendere, quindi ritorno sulla mia posizione, ritorno sul mio colle a Montemiletto e attendo. Che so, può darsi che domani mattina mi richiamano e dicono sì, o accettiamo tutte le garanzie, e io sto sul mio colle e sarò pronto a riscendere da Avellino e vedere cosa fare. Però per il momento la trattativa per me rimane, sempre sulle note di stamattina, completamente chiusa. Abbiamo avuto prima il problema del 90% al 100, e anche se non ho niente per iscritto, perché l'ultima cosa che ho per iscritto è una vendita solo del 90%, ora sembrerebbe arrivata la disponibilità del 100%, ora abbiamo zero garanzie, dicevo prima, può darsi che più in là potremmo avere qualche garanzia. Ferullo è una, per me è sicuramente un enigma Ferullo. Ferullo mi ha detto di non dire niente. Sì, lui è il 15%, però, ma le quote societarie, sicuri? Sì, al 100%. Anzi, adesso vi racconto anche una bella storiella. E mi piacerebbe se Ferullo la viene a smentire, però, che viene lui qui. Ferullo non solo il 15%, ma si è anche presentato nel mio ufficio dicendo che lui poi avrebbe avuto questo fantomatico compromesso del 70%. Cioè dico, io non mi fido tanto. Cioè, non è che non mi fido di Ferullo, però il problema di Ferullo, scusatemi, mi ha interrotto, è che comunque è venuto da me millantando che lui poteva gestire il 70, che aveva un compromesso. Io non ho creduto ad una parola, perché fino a quando il giorno in cui sono ritornato dalla Cina, il giovedì, e dicendo che lui voleva trattare, voleva fare di sì. Io sono stato 2 anni in società con Valter, ti prego, quella è la porta. Come sei venuto? Ciao Valter, come sei venuto? Così ti invito ad andare via, perché sono gentile. Quindi Annibale, tu mi parli di Ferullo. Io parlo non di lo tutti, so. Non è che... Appuntamento al 16 dicembre, dottor Cubito. 16 dicembre, perché per il fatto del... Allora, un'altra cosa... La sentenza qualche giorno dopo, il 16 c'è la partita. La partita, pensiamo sempre alla partita, però io devo dire una cosa importante, perché ne va del rispetto di Walter Taccone, che comunque è una persona che per la città ha fatto tanto, nel senso, sia se io in qualche modo entro nell'Avellino al 100%, o seppure non entro, o se lui non dà garanzie, o se dà garanzie, comunque l'Avellino continuerà ad andare avanti. Lui comunque è autonomo, ha le sue scadenze, le pagherà, porterà a finitura il campionato, quindi cioè, a me dispiace che tanti tifosi vedono me come, che so, a volte vedo un salvatore. Non devo salvare niente, ma non perché io non voglio essere un salvatore, perché non c'è niente da salvare. Walter ha dato tutte le garanzie per portare avanti la squadra, lo farà bene, spero che presto rientri anche Massimiliano e che si crei comunque in qualche modo un rapporto disteso tra la tifoseria di nuovo e la società. Però lato mio, io non ho nessuna fretta di fare le cose, non si devono fare pressioni, io non faccio nessuna pressione. Io, tassello dopo tassello, riusciremo in qualche modo a fare il bene dell'Avellino.